Buongiorno e buona domenica da parte mia e di tutta la redazione di Teleprima. Ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG, che apriamo come di consueto con i contagi da coronavirus su tutto il territorio nazionale. Sono 19.978 i nuovi positivi al tampone molecolare su tutto il territorio nazionale, secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. I test effettuati sono stati 172.119 per un tasso di positività in discesa fino all'11,6%, quasi un punto percentuale in meno rispetto alle 24 ore precedenti. I deceduti sono stati 483 e si segnalano inoltre 17.040 guariti. Aumentano i pazienti in terapia intensiva sul territorio nazionale di 6 unità, mentre invece scendono di 53 le persone ricoverate. Attualmente sono positivi in Italia 572.842 individui. In Campania invece sono 1.263 i nuovi positivi al Covid, secondo l'ultimo bollettino emanato dall'unità di crisi della regione. I tamponi processati sono stati 14.714 per un tasso di incidenza pari all'8,58%, in linea con quanto si è visto nei giorni precedenti. I guariti sono stati 1.097, mentre si segnalano altresì 36 persone decedute, di cui 11 nelle ultime 48 ore e 25 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva ne sono occupati 107, mentre invece per quanto riguarda i posti letto di degenza ordinaria, tra posti letto privati e pubblici messi a disposizione dalla Regione, su 3.160 posti a disposizione, 1.376 ne sono occupati. 5 regioni in fascia arancione e una situazione che peggiora nuovamente in tutto il paese, con l'indice di diffusione del virus che per la prima volta dopo 6 settimane torna superiore all'1 a livello nazionale e pone 12 regioni a rischio particolarmente elevato. I dati della cabina di regia Covid confermano quello che in realtà era particolarmente lampante negli ultimi giorni: il virus ha ripreso a correre ed è fondamentale contenerne la diffusione per cercare quanto più possibile di evitare la terza ondata. Vanno mantenute le misure in atto, cercando se possibile anche di rafforzare alcune restrizioni. La stretta arriverà con il nuovo DPCM in vigore dal 16 gennaio, partendo innanzitutto dal divieto di spostamento interregionale anche per le regioni che si trovano in fascia gialla. Da oggi tutte le regioni saranno in fascia gialla, ad eccezione di Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, che saranno in fascia arancione. Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha convocato per lunedì mattina una riunione sul punto con regioni, ANCI e UPI proprio per parlare delle misure del nuovo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. All'incontro, che è in programma per le 10.30, parteciperà in videoconferenza anche il Ministro della Salute Roberto Speranza. Nel nuovo DPCM, con le misure antipandemiche, secondo quanto ha appreso l'agenzia ANSA, è prevista la conferma delle attuali misure, anche se comunque si stanno valutando degli ulteriori provvedimenti più stringenti, appunto per cercare di contenere il contagio da coronavirus. Naturalmente, dopo l'abbassamento della soglia dell'RT, il governo sta pensando di introdurre un'ulteriore stretta relativa alle fasce, ovvero qualora l'incidenza settimanale dei casi dovesse essere superiore a 250 positivi ogni 100.000 abitanti, scatterà automaticamente la zona rossa. Questa è una proposta che è stata avanzata dall'Istituto Superiore di Sanità, già condivisa dal Comitato Tecnico Scientifico, e sarà discussa proprio nella riunione di domani con le regioni. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato durante il webinar "A me il braccio, please", vaccinare contro il Covid-19 gli operatori sanitari, che è stato organizzato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri. Ha detto il ministro: questa è una grande sfida, non bisogna pensare di aver vinto, c'è bisogno di tenere alto
il livello di attenzione e continuare con comportamenti corretti e misure restrittive che sono un'arma fondamentale nella lotta al Covid. Il capo di gabinetto poi ha anche parlato delle vaccinazioni contro il Covid, ha detto siamo partiti con un ritmo molto determinato, ma nonostante abbiamo superato le 500.000 vaccinazioni, siamo ancora all'inizio del percorso e le dosi a disposizione del nostro Paese sono ancora particolarmente limitate. In ogni caso, il superamento di questa soglia è un segnale molto importante che ha dato l'Italia e voglio esprimere gratitudine, ha detto Speranza, a tutte le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale che ci hanno consentito di raggiungere questo prestigioso risultato. Penso, ha proseguito, che siamo ancora comunque all'inizio, le dosi sono limitate, ci sono soltanto due grandi aziende che sono state autorizzate, ovvero Pfizer e Moderna. Ci auguriamo che nel più breve tempo possibile ci possano essere altre aziende pronte ad aiutare l'Italia e tutto il mondo a superare questa fase molto delicata. Abbiamo chiesto al personale sanitario, ha concluso Speranza, di essere in prima linea soprattutto per dare l'esempio. Vaccinarsi è fondamentale ed è l'unico modo concreto per poter uscire da questo difficile periodo di crisi. Arriva a 14 il numero delle regioni che ha deciso di rinviare ulteriormente il ritorno degli scolari negli istituti superiori, che era prima fissato allo scorso 7 di gennaio, è stato poi slittato per volontà del governo al prossimo lunedì 11. In alcuni casi i governatori hanno deciso di lasciare a casa per le prossime settimane anche gli studenti delle scuole medie ed elementari. In altre, come per esempio Calabria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Sicilia, i ragazzi delle superiori torneranno in aula il prossimo 1° di febbraio. Lazio, Emilia Romagna, Umbria e Sicilia invece si sono poi aggiunte al fronte delle regioni che avevano già deciso di lasciare i propri studenti con la didattica a distanza. Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha stabilito che le superiori resteranno al 100% in didattica a distanza fino al 17 gennaio, idem dicasi per Molise e Piemonte, lezioni online fino al 24 in Emilia Romagna e Lombardia, mentre invece il governatore Nello Musumeci ha deciso per la Sicilia di sospendere le attività didattiche in presenza fino al 16 di gennaio per elementari e medie inferiori e fino al 30 per gli istituti superiori. In Umbria invece la regione ha deciso didattica solo a distanza fino al prossimo 23 di gennaio per gli istituti superiori. Ora il caos di Modena, due medici ed un volontario della pubblica assistenza sono stati sospesi dall'incarico che avevano al centro vaccinale dell'ospedale modenese di Baggiovara. Il provvedimento dell'ASL di Modena, si legge sulla stampa locale, è stato preso nei confronti degli operatori che la sera dello scorso 5 di gennaio avrebbero chiamato i propri parenti per somministrare 6 dosi di vaccino Pfizer contro il coronavirus che erano avanzate a fine giornata e che, se non utilizzate, sarebbero dovute essere buttate via. Sull'episodio sono partite le indagini del caso. I NAS di Parma con i carabinieri del Comando Provinciale di Modena sono poi tornate sul luogo del delitto per ulteriori approfondimenti. Non migliorano le condizioni meteo in Campania. La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrologica di livello giallo, valevole su tutto il territorio regionale fino alle 9 di lunedì mattina. Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale, localmente intensi. Il quadro meteo evidenzia anche delle possibili raffiche di vento con temporali. La Protezione Civile ha individuato quelli che sono i possibili scenari di rischio, con ruscellamenti superficiali, con possibili fenomeni di trasporto di materiale, nonché allagamenti di locali interrati e al pian terreno, e su questo ha raccomandato le autorità competenti di porre in essere tutte quelle che sono le misure per prevenire e contrastare questi fenomeni. Si segnala altresì la necessità di attivare il monitoraggio del verde pubblico e di quelle che sono le strutture che appunto possono essere sollecitate dai venti. Ora un fatto di cronaca: truffa di 10.000 euro a Bagnoli Irpino da un finto rappresentante della Croce Rossa. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato un quarantenne residente a Torino. L'indagine è partita dalla denuncia
che è stata presentata da una donna del posto, che è stata contattata da Facebook da un uomo che si è spacciato per un rappresentante della Croce Rossa Internazionale, l'ha convinta a farsi accreditare sulla sua carta prepagata circa 10.000 euro per l'acquisto di pietre pregiate, asserendo che i proventi delle vendite sarebbero state poi devoluti alla Croce Rossa, hanno riferito i militari dell'arma in una nota. Una volta che è stata ricevuta la somma, il sedicente umanitario si è reso irreperibile, omettendo sia la consegna dei beni sia naturalmente la restituzione della somma indebitamente percepita. Le indagini che sono state condotte dai carabinieri hanno consentito di risalire all'identità del responsabile della truffa, un soggetto che tra l'altro è già noto alle forze dell'ordine ed è stato deferito in stato di libertà dalla competente autorità giudiziaria. Casi Covid a Caserta sono 161 i nuovi positivi, come potete vedere dal nostro grafico, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 2.035 per un tasso di positività tra positivi riscontrati e test elaborati pari al 7,91%, in linea con quanto si è visto nei giorni precedenti in terra di lavoro. Scende di 50 unità il numero di attualmente positivi, grazie anche alla presenza di 203 guariti. Si segnalano però ulteriori 8 decessi in tutta la provincia. Le città che fanno registrare il maggior numero di attuali positivi sono Maddaloni con 246 casi, Aversa con 227 e Caserta invece con 200. I comuni con zero casi attivi si trovano nella zona montana del Matese, ovvero Gallo Matese, Letino e Fonte Greca. Chiudiamo con il calcio. Il tecnico partenopeo Gennaro Gattuso ha festeggiato ieri 43 anni e spera di poter celebrare il tutto al meglio con una vittoria nella partita odierna contro l'Udinese. Saranno assenti per infortunio Osimhen e Koulibaly, che comunque recuperano insieme a Mertens e Demme, partiranno dalla panchina. Per quanto riguarda invece le probabili informazioni, tra i pali ci sarà Meret, sulla sinistra Isai potrebbe vincere il ballottaggio con Mario Rui, mentre invece in difesa possibile esordio da titolare per Rachmani al fianco di Manolas, con Maximovic che potrebbe accomodarsi in panchina. In mediana rischia Fabian Ruiz, potrebbe essergli preferito Timué Bakayoko insieme ad Elif Elmas, con Zielinski che darà supporto all'attacco formato da Lozano, Insigne e Petagna. Partirà dalla panchina Matteo Politano, che è uscito particolarmente acciaccato dal match di mercoledì dell'Epifania contro lo Spezia. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguo di domenica.